Benvenuti al mio nuovo mukbang. Oggi voglio fare il mukbang perché voglio provare insieme a voi la mitica nuova crema spalmabile pan di stelle. Allora, io non l'ho ancora aperta, infatti ancora il sigillo è praticamente intatta, quindi la sto proprio provando con voi. Perché io in realtà non la volevo prendere, perché ho comunque la Nutella, è una bella confezione, anche grande, e quindi non volevo troppe tentazioni in casa, e quindi mi sono detta no, vabbè, non la prendo. Poi sono andata a fare spesa e praticamente questo barattolino era l'unico che era rimasto, e quindi io questa cosa l'ho presa proprio come un segno che dovevo prenderla, perché stava aspettando praticamente solo me, e quindi l'ho presa. E oggi la voglio assaggiare insieme a voi, insieme al mio bellissimo, bellissimo muffin alla zucca gialla che ho fatto nel fine settimana. Sono molto, molto orgogliosa di questo muffin perché è buono, è un dolce che stranamente mi è venuto bene e è molto, molto profumato e saporito, perché oltre alla zucca gialla ci ho messo anche la vaniglia, la cannella e la noce moscata, quindi è molto molto speziato e, ed è molto invernale, quindi accompagnato con il caffè d'orzo caldo è fantastico. Colgo l'occasione anche per farvi vedere la mia nuova tazza termica. Vedevo girare su Instagram e su internet queste bottiglie, queste tazze di questa marca Chilis, e quindi mi sono un po' informata, perché sono veramente bellissime, come vedete, e poi comunque a me le tazze termiche, bottiglie termiche servono, perché passo molto tempo io in cameretta, che ne so, ad allenarmi, a disegnare, quindi avere qualcosa comunque di caldo vicino o di fresco, dipende insomma dalla stagione, per molto tempo mi fa comodo. E ho visto che praticamente è un sito che spedisce dall'Inghilterra, quindi mi sono detta ok, provo, e ho preso sia una bottiglia da mezzo litro che questa tazza termica. La tazza termica oro rosa è qualcosa di fenomenale, tiene caldo come la bottiglia per 12 ore, fresco per 24. E questa però non è molto da portare in giro, perché comunque ha il buchino sopra per comunque bere, e quindi insomma diventa un po' scomodo, potrebbe rovesciarsi qualcosa, mentre la bottiglia ok, è per portare le cose in giro. Ma bando alle ciance, io direi di provare subito questa fantastica crema, anche perché volevo cogliere l'occasione di questo mukbang per affrontare un argomento che è un po' pesante, un po' triste. Colgo l'occasione anche per farvi vedere quanto è carino il mio muffin dentro, che è tutto giallo grazie alla zucca. Comunque, prima di affrontare il discorso un po' più serio, assaggiamo. Allora, l'odore è come quello della Nutella, noccioloso, molto molto noccioloso. Allora, da quello che ho capito ci dovrebbero essere dentro i pezzi, e ci sono, cioè io vorrei farvi vedere, speriamo che si vedano in videocamera, i pezzetti di pan di stelle. Appunto, ci sono i pezzetti di pan di stelle, ovviamente la assaggerò anche senza mangiarla con qualcosa, perché magari, ecco, vabbè, il sapore in questo caso del muffin magari un po' modifica anche il sapore della crema. Comunque, volevo parlare dell'ansia da social, perché io credo di averla provata, e però sono riuscita comunque a reagire, e quindi vi dico un po' la mia esperienza, perché come tutti noi facciamo quando abbiamo un attimo libero, o comunque un momento in cui non sappiamo cosa fare, vado, assaggio, anzi sì, ok, adesso assaggio questo.
Allora, ok, che merita un assaggio da sé a parte. Si sentono i pezzettini del pan di stelle. E questa cosa un po' mi sorprende perché, cioè, immersi comunque in una crema, io mi aspettavo che fossero comunque un po' mollicci, no? Invece no, sono belli croccanti. È piacevole perché fa croc croc, no? Niente, niente male. Allora, insomma, stiamo sempre a guardare i social, soprattutto adesso Instagram più che Facebook, o comunque guardiamo, non so, i video di YouTube, no? Ed è vero che stando sempre a guardare gli altri, che ovviamente postano solo foto di cose belle, no? Ci sembra veramente che la loro vita sia fantastica. Ma non parlo tanto dei personaggi più famosi, perché quello, vabbè, è ovvio, ma anche di altre persone come noi, insomma, che fanno la nostra vita, persone che conosciamo o che non conosciamo, ma che comunque non sono famosi, no? Tra virgolette. E quindi, secondo me, più si sta lì a guardare, no? I successi degli altri, tutte le cose belle che postano, si finisce per pensare molto di più a quello che noi non abbiamo, piuttosto che a quello che abbiamo, ma soprattutto non tanto a quello che abbiamo, ma a quello che sappiamo fare. Comunque, questa crema è fantastica, buona. Con questi pezzettini di biscotto che fanno croc, è divina. Comunque, e a me è successo, no, che magari, che ne so, avevo qualche giorno di ferie libero, no, stavo a casa, più che concentrarmi sulle mie cose, stavo lì magari, no, oggi non suonando su internet e guardavo gli altri. Intanto bevo anche un po' di caffè d'orzo. E mi sono resa conto a un certo punto che passavo la gran parte del mio tempo libero. Io ho paura di sporcarmi con il rossetto. Vado a prendere lo specchio. Ma ok, per il momento sono ancora normale. Mi sono resa conto appunto di passare gran parte del mio tempo libero a guardare gli altri, a invidiare, tra virgolette, insomma, no? Quello che facevano, che ne so, i posti dove andavano, o comunque sì, quello che sapevano fare, che ne so, di cucina, di disegno, di qualunque abilità, no? E mi passavano le giornate così nella tristezza, perché alla fine mi sentivo comunque inferiore, soprattutto guardando, che ne so, foto di fitness, vedevo queste ragazze dal fisico fantastico che io invidiavo, perché io praticamente mi alleno tutti i giorni, faccio le stesse cose che fanno loro, gli stessi tipi di esercizi più o meno, ma io tutti questi grandi risultati su di me non li vedo, e quindi la cosa un po' mi deprime. Sì, ok, sono allenata, non mi stanco, se cammino tanto, se corro, se faccio qualunque cosa non mi stanco, quindi sono comunque allenata, muscoli ce li ho, però non ho un fisico che tu dici, wow, è atletica, è un fisico fitness. E quindi insomma così, no? Mi deprimevo. Poi però mi sono detta, cioè basta, perché vedevo passare le giornate
e non concludevo nulla, non facevo nulla. Allora mi sono detta, inizio a segnare sull'agenda proprio con i post-it e a spuntare mano a mano che facevo le cose degli obiettivi da raggiungere durante il giorno, ma cose anche stupide, sciocche, che ne so, mettere lo smalto, per dire, no? Disegnare questa cosa, cucinare questa cosa, stirare, per esempio, no? Cose proprio banalissime. E però poi a fine giornata andavo comunque poi a spuntare le cose fatte. E questa cosa mi è servita tantissimo, perché mi ha permesso comunque di staccarmi dai social. Non che non li controllo, anche adesso, cioè li guardo, però se ho il tempo libero lo impiego comunque a fare le cose che mi sono prefissa, non a stare lì a guardare gli altri. Per cui sono riuscita a crearmi un profilo Instagram che a me piace tantissimo, il mio profilo Instagram, che comunque ve lo linko sotto se volete andarlo a guardare, perché da inizio anno sono riuscita a postare quasi una foto al giorno, ed è questo un po' il mio obiettivo, postare non una foto al giorno, vabbè, è impossibile, però quasi una foto al giorno di tutte le cose che mi piace fare. Quindi mi piace impiegare per esempio il tempo libero a pensare a che tipo di foto potrei postare, mia magari, o fare un disegno, cucinare qualcosa e postare quindi poi la foto carina. E grazie a questo, infatti, ho disegnato molto di più già dall'inizio dell'anno, nonostante gennaio ancora non sia finito, però ho fatto molti disegni, tra cui ho fatto anche il nuovo banner del mio canale YouTube, ve lo metto qui così lo vedete, e se non l'avete appunto ancora visto, se non ci avete fatto caso, sono contentissima del risultato. Praticamente questo personaggino qui che ho disegnato sono io, è il mio autoritratto, come mi vedrei, tipo personaggio un po' manga, un po' kibi, insomma un po' così, come mi vedrei. E mi sono divertita tanto a creare questo banner, perché è mio, l'ho fatto io. Ho pensato a come farlo, insomma, mi piace molto il risultato. E questa cosa mi è piaciuta tantissimo farla, perché io quando mi metto a disegnare, mi metto lì, attacco un video di 2 o 3 ore di musica rilassante e sto benissimo. Quindi per quelle 2 orette che disegno, non guardo i social, non penso a nulla, mi concentro su quello che so fare. E quindi se ho tempo libero, 5 minuti, leggo una pagina di un libro, non sto a guardare sempre le foto degli altri. Quindi non lo so. Questa ansia da social è brutta, molto brutta, perché veramente ti fa sentire tanto inferiore agli altri, quando poi in realtà non lo siamo inferiori per niente. E ripeto, io sono veramente contenta delle foto che posto, perché mi piace stare lì a pensare, che ne so, come mi vesto, metto una parrucca, con che cosa l'abbino, insomma, mi piace, no? Creare il mio personaggio per quella foto. Vabbè, sono cose sciocche, però mi ha permesso comunque di tirarmi un pochino su, perché comunque poi io non lo so, ma se mi guardo così allo specchio, non mi piaccio, cioè vedo 1000 difetti, però se mi guardo comunque in foto mi piace di più, forse perché
mi sembra un'altra persona, non mi sembro io, non lo so perché, come ragiona il cervello, però in foto comunque non mi vedo così brutta come mi vedo guardandomi direttamente allo specchio. Quindi io mi sono sforzata di fare questo e continuo a fare questo, quindi a segnarmi le cose che voglio fare durante quel giorno, quella settimana, insomma, no? E a spuntarle. Buonissima. Anche voi avete sentito questa sensazione, avete provato questa sensazione? Io la chiamo ansia da social. Ed è comunque una patologia vera e propria. È vero. Buonissima. Secondo me è davvero più buona della Nutella. Io non ho guardato i valori nutrizionali, a quello che non ci capisco niente, però praticamente un terzo sono grassi, vabbè, comunque, ma per una volta la mangio. Mi specchio perché ho paura sempre di avere sparso il rossetto comunque. Adesso la voglio assaggiare senza però il muffin, perché, cioè, merita. Io non so, neanche voi siete come me che mi piace racimolare tutte le molliche, non lo so, non mi piace lasciare il piatto tutto pieno di molliche. No. Comunque, prendiamo il cucchiaino e facciamo la prova. La prova, questa è la prova. Mischiamo un pochino. Ok, dai, non la prendo tantissima perché vabbè. Mi do un contegno. Secondo me, rispetto alla Nutella, è un po' meno dolce, è più densa e poi comunque questi granelli di mandistelle spaccano veramente, buonissimi. Buonissima! Cioè, se la trovate, prendetela. Questo è il mio consiglio. E quindi niente, il mio mukbang si conclude qui con questo pranzo dolce. Però vabbè, questa era da provare assolutamente, cioè non si poteva non provare. E niente, fatemi sapere, quindi, se anche voi fate come me, se siete comunque anche voi un po' social dipendenti e se avete provato anche voi queste sensazioni. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, di cliccare anche sulla campanellina. E sotto trovate tutti i link per i social, soprattutto Instagram, dove lì appunto sono molto molto presente e potete vedere appunto tutte le cose che faccio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao e comprate il pandistelle crema. È buonissima! Ma poi, cioè, il packaging è bellissimo. Ciao!